tenne te funda. Chi c'è un passo do portello, come do resto in ogni altro passo. I fari puntano in erto, e poi te botta in basso, come do resto in ogni altro passo. A volte il tempo cangia, ne lascia in pace il vento, e fiocca fiocca fin a cruvi ogni tormento. A volte il tempo cangia, e sa de si qua sa, e questi erci gianchi pan l'ense mi si asciuga. Ah, dunde le ameca, a me ca, o me che, o me amu, a me già ta scamura, o me odu, e me legna caie o su, e sciarpate di buste. Mi trovo con Mauro Pirovano, buongiorno. Buongiorno. Siamo nella vetta quasi della Val Bisagno. Sì. E con te possiamo veramente parlare di un sacco di cose. Possiamo parlare della storia dell'acquedotto, possiamo parlare delle stondaiate, possiamo parlare di un percorso teatrale. Insomma, lascio a te la parola sul primo argomento di cui vogliamo parlare. Ma innanzitutto dove siamo? Innanzitutto siamo circa al 15° chilometro dell'acquedotto storico. Che è un percorso che parte dal Molo e arriva fino a Prato, cioè, diciamo alla presa dei Bargagli. È percorribile però diciamo da via Burlando più o meno fino alla presa. Quindi è un bel percorso, insomma, se vedi questo andirivieni, no? Sì. Questa è Molassana. E la cosa interessante è che, a parte la frequentazione, perché trovi, sì, vedo. Vedi che c'è molto passeggio. Sì, sono sì. 9 anni che noi andiamo avanti e indietro per questo acquedotto, 9 anni, il festival compie 9 anni, quest'anno andiamo avanti e indietro a portare spettacoli, a portare stundaiate, a portare, cioè, a conoscere i luoghi, valorizzarli, ma non solo, valorizzarli, sì, ma non solo i luoghi, anche le persone, perché noi coinvolgiamo anche le persone che abitano in questi posti. E andiamo a scovare, no? Se c'è un poeta lo facciamo recitare. Se date poesia, la possibilità, diamo a tutti la possibilità, sì, quindi è proprio valorizzare l'ambiente e le persone. Hai detto un termine, no? Le stondaiate. Io ti ho già chiesto prima in sede privata, però vorrei che ci parlassi di queste stondaiate. Beh, la stondaiata, io faccio lo stundaio insieme a un cantautore che si chiama Marco Cambri, che è altrettanto stundaio quanto me. Che termine è? Che cosa significa? Stundaio, cioè ha 2500 termini, perché ogni genovese c'ha la sua definizione. Montale diceva che era un misto tra la superbia di essere genovesi e il mugugno, sì, e lamentarsi sempre, lamentazioni. Quindi no? La superbia insieme al mugugno. Anche un senso di inferiorità verso gli altri, però c'è tutto un mix che è il genovese, poi il genovese, esatto. Che purtroppo è il suo difetto principale. Ci mettiamo anche un po' di macchiaia e poi abbiamo fatto tutto. Quindi lo stundaio è quello che racconta aneddoti, storie locali, vere e false, o se le inventa, no? Come te ne posso raccontare una? Allora, lì c'è il Montanasco. Sì. Il Montanasco, diciamo che dalla rapida del Montanasco partiva l'acquedotto romano. Okay. Questo è l'acquedotto medievale. Okay. Genova ha sempre avuto sete, le sue fontane sono sempre state alimentate da questo acquedotto. Okay. Toglieva l'acqua ai contadini di tutta la Val Bisagno e se la acchiappava lei. D'accordo. In tutte le varie fontane, sempre matrigna Genova, no? Quindi, anzi, se qualche contadino attingeva l'acqua dall'acquedotto, lo mettevano in galera. Oppure, sì, certo, oppure andava in Corsica a farsi una feria in una galera di Corsica. Allora, questa storia che ti voglio raccontare, questo Montanasco, diciamo, nelle rapide c'era la partenza dell'acquedotto romano. Quindi okay. Siamo nel 1000, proprio prima del 1000, siamo molto prima. E lì c'era un lago, si chiamava Lago Draconarius. È già Draconarius, già. A te che piacciono gli animali, no? Cioè, è un po' un draghetto. È un drago. C'era un drago che girava, lo vedi volteggiare là, e quindi c'era questo lago che era proprio, era la tana di questo drago. Lì in cima c'era un castello longobardo di questa ragazza che si chiamava Bellissima.
perché chissà se era bellissima oppure bruttissima suo papà per perché ti, gli faceva pena, ti chiamo bellissima. Allora c'era questa bellissima innamorata di un contadino, suo padre invece voleva un guerriero, un cavaliere, no? E poi lei e questo drago sono volati sul drago, sono scappati via. Meraviglia. Meraviglia, per amore, il drago. Quindi ce ne sono talmente tanti. Questo è il menisco che mi sono giocato qui sull'acquedotto portando avanti e indietro dei bambini. Poi parleremo anche delle gite con i bimbi. Certo. Sì, il menisco. Mi è proprio saltato. Quest'anno le stundaiate sono in due posti, facciamo Cartagenova e Carpi. Cartagenova anche un... Sì, vedi, non c'entra niente con Genova. L'abbiamo chiamato Carta Cantagenova, questo percorso che facciamo. Cartagenova pare, man vushu di, come si dice a Genova, sai, magari poi qualcheduno dice man vushu di, ma non so se l'è vea. Ci sta, ci sta. Ci sono due leggende, una è che Magone, quello che ha fatto venire un magun ai Senegi perché li ha praticamente messi a ferro e fuoco, li ha messi proprio quando uno parla di che ti viene groppo alla gola un magun, venendo con gli elefanti dal porto per andare a guerreggiare in Valtrebbia, è passato con gli elefanti di qua. Poi pare che qualche elefante abbia deviato insieme a qualcuno dei suoi soldati e abbia fondato questo luogo che si chiama Cartagena, ma che viene da Cartagine, da Cartagena. C'è un'altra storia, che questo Cartagena sia stato anche abitato dai soldati di Carlo V, quelli che il Doria gli aveva dato le navi, eccetera, eccetera, sì, perché erano stufi di combattere. Insomma, certo, vedendo questi posti ameni, questi posti dove insomma, la terra dà i suoi frutti, si fermavano e diventavano dei contadini guerrieri, come i Longobardi. Sono fermati qua perché hanno trovato un posto bello, c'era tant'acqua. E poi c'è l'altro posto, l'altra stundaiata che facciamo è Carpi, che l'abbiamo chiamata Carpi Diem. Bellino, Carpi Diem. Carpi Diem, che è questo bello. È un borghetto molto bello, i Carpi. E i Carpi è proprio un luogo, tra l'altro hanno ristrutturato un pezzo di acquedotto che era crollato perché per l'alluvione, l'ultima alluvione. Quindi si sono dati da fare gli abitanti, che qua la gente si tira su le maniche. Certo, quando c'è bisogno. C'è bisogno, sono messi con l'aiuto del comune, chiaramente, hanno ricostruito la strada in questo borghetto molto bello, molto bello, molto tranquillo. Devi proprio scovarlo per arrivare. Quindi noi cerchiamo di andare a scovare tutti questi posti. In 9 anni abbiamo scovato quasi tutti. Saranno state delle sorprese anche per voi? Sì, anche per me. Io sono nato dalla parte opposta, dalla parte di Sant'Eusebio, quindi anche lì ho scoperto le storie anche lì, non sono proprio su questo, ma la nonna di Paganini era proprio del mio paese. Com'è nata questa passione, se posso chiedertelo, per la tua terra? Innanzitutto, e non è per tutti così, eh? No, beh, io l'ho usata anche perché poi ho portato questa mia passione proprio nella mia professione. È nata perché ho frequentato, mi sono sempre stato curioso degli anziani, farli parlare. Esatto. E io all'inizio immaginavo che c'era qualcosa, certo, di... I miei non volevano che parlassi genovese, perché io facevo parte, sono nato dove non bisognava parlare genovese, perché poi a scuola ti vè, ma... Vabbè, qualche anno fa, non vi dico l'anno perché degli attori del Signore non si dice. Dove sei nato? Sono nato praticamente a Montesignano, vicino a Sant'Eusebio. Okay. E non si poteva parlare? No, perché magari poi va maschio. Okay. E allora io di nascosto invece frequentavo dei posti come potevano essere le confraternite delle società mutuo soccorso, perché mi piaceva sentire raccontare le storie di questi anziani. E loro mi hanno trasmesso questa identità, no? Questa forte identità di questo luogo. Quindi ho parlato con gente che uno aveva visto anche l'ultimo scudetto del Genoa, pensa. No, l'ultimo, il primo scudetto del Genoa, perché era un ragazzino, perché era nato. E quindi ho parlato con questa gente, perché il calcio è nato poi a Ponte Carrega, no? Il calcio italiano, poi insomma, ha cambiato anche modo di essere, però. Quindi è una valle che è pregna proprio di storia. Ha tanto da dire. Sì. Avrà ancora tanto da dire. Sì, sì, per me la valorizzazione del territorio e veramente della gente che ci abita, perché poi è bello, perché la gente ti racconta storie dei suoi nonni, dei suoi avi. Raccontacene un'altra.
Un'altra, cosa ti posso dire? Ti ho raccontato di bellissima, ti posso raccontare. Beh, c'erano le corallare. Le corallare era questo lavoro, lavoravano il corallo, sì. E c'era questa grande ditta di questo signor Costa, a Struppa. Corallo che veniva Il corallo è dalla Sardegna, ah, okay. Con le navi dalla Sardegna arrivavano, qui lo lavoravano e facevano le collane di corallo, okay. Che erano molto ricercate, perché se tu vedi nell'Ottocento tutte le signore avevano il corallo. E quindi questo signor Costa cosa faceva? Questi contadini, soprattutto le contadine lavoravano, dava un trapanino, loro trapanavano queste palline di corallo e poi facevano le collane, di notte lo facevano, perché erano tutti contadini, quindi lavoravano a lume di candela, dopodiché lui ripassava e pesava il corallo che aveva dato e anche tutte le fregugge, come dire, perché ecco, se scopriva che nel bilancino mancava qualche frammento di corallo, licenziava in tronco. E quindi queste povere persone lavoravano a lume di candela, poi alla mattina si alzavano e andavano nei campi. Qui c'erano, sì, anche le bugaige, che le bugaige sono le lavandaie, che difatti a Staglieno, che è un'altra nostra perla, posso dirti, insieme, sì. È una perla da valorizzare ancora più, le bugaige si diceva quando uno moriva, le hanno detto, senti, canta e bugaige in tu besagno, quindi c'è questo modo poetico di dire che molto. Uno era trapassato, no? Esattamente. Cosa vi posso dire altro No, ti chiederei quando potremo assistere a delle tue, chiamiamole performance, anche se so che sei molto timido da questo punto, sì, di vista, non hai tutto questo piacere, però invece è importante. Vabbè, le performance che tu dica, sì. Quando è che possiamo venire a sentirti? Allora, le stundaiate sono l'11 e il 18 luglio, okay, in questi due posti che vi ho citato, sì, e poi faccio lo spettacolo, il mio spettacolo che è nato proprio da questo, è questo bacimusso, lo chiamo, è un conta balle, soprattutto, okay, che racconta la storia di Romeo e Giulietta, perché è convinto di saperla. No, la sa benissimo, perché è avvenuta in un paese vicino che si chiama Verunga. Okay. Verunga, che sta da parte, vabbè, passò Turigia, ti va a Verunga. E io faccio questo bacimusso che ha avuto molto successo, perché l'ho portato anche all'estero, ad Arezzo, a Roma, in Val Brembana. L'han capito questo genovese molto ostrogoto, perché poi uno si spaventa. Ma sai, nella provincia di Arezzo ci sono tantissimi genovesi. Però anche gli aretini hanno apprezzato. Sì, sì, sì. Non l'hanno capito, perché io poi... Sì, no, ma dico, magari un po' di contaminazione, già un po' di dialetto si conosce. Sì, la contaminazione sicuramente. Però io ci vado anche di gestualità, quindi certe parole che non arrivano, io col gesto... Le spieghi. Le spiego col gesto, quindi... Ed è piaciuto. Beh, sì, sto girando con lo stabile, me lo sta portando in giro per la Liguria, quindi... Quindi hai detto sarai qua? Il 29 di luglio, okay, a San Siro di Struppa, nella piazzale dell'Abbazia, che è un altro gioiello di questo percorso dell'acquedotto che il Teatro delle Ortiche, insomma, da 9 anni cerca, come ti ho detto, di, insomma, di, oltre che valorizzare, anche di portare cultura. Perché credo che la cultura faccia bene, sempre, e sia aiuti a superare certi problemi a monte. Sempre. Quindi, ecco, quindi sì, mi trovi completamente d'accordo. Se vuoi ti faccio un pezzetto di Romeo e Giulietta. Va, un pezzettino volentieri. Vabbè, devo togliere i miei occhiali, perché Bacci non ce l'ha gli occhiali, e quindi non ci vedo. Ecco. La storia che avevo giù puntale è una storia di tanto tempo fa, ma vea, perché mi baci musso balle, mio Dio, non è conto. Un fetto se svolge in un paese, passò un monte e giù, Verunga, che sta mai da parte, oh, Verunga, vabbè, ti pigia curiera, monte e giù, poi ti va a Bremia, a Turigia, vabbè, ti arriva a Verunga, ti devo dire, tutti i domanditi, chi è a Verunga? Allora tu, lì a Verunga che due famiglie, di mezzo sangue nobile e mezzo sangue ignobile, che se stava in sceba la vicenda, no? I mutechi e i crapuleti. Oh, un motivo di questo io odio, se perdeva internet di tempi, tanto che questi qui, come se incontrava per strada, scintille, perché prima, sta mi cava.
poi si dicevano di tutto, poi si davano di santa ragione, fino a fin da fuori tiravano ogni tipo di arma, cutele, pistole, cannoni, criavano anche i veronesi dei bar qui, che noi poi vanno a uccidere quello bacaia e dicevano, ah no, bagaccia, la piccava da un'altra parte, che la mattina non me lo va. Poi si era al bar con, poi Zacche Ghea si fava una pisciatina in lui, no, perché poi andava intorno a dormire, la moglie che diceva, cosa è successo? E cosa ti vede che è successo? I monte che si danno sempre con i crapuletti, e come mai? E come mai? Non so se danno sempre, come mai? Come, come mai? Darvi turno al bar con, oh crapuletti, oh, fermi un po', ti vedi come chiama? Cos'è che? Ma perché vedere sempre? Cos'è che ne so? Domandare a quelli gondini di monte che a me rispondevano te, che tu sapevi che ti mi rompi un mattino, un belino da mattina a sera. Vabbè. Ah, sempre la solita musica. Questo è l'inizio. Bellissimo. Poi vi aspetto. Grazie. Eh beh, sì, certo. Mauro, io ti ringrazio tantissimo, ci hai fatto passare veramente una mattina splendida. Grazie. Grazie mille e veniamo a vederti. Dai, venite, venite, vi aspettiamo. Sono 9 anni che stiamo andando avanti e indietro. Ci ho lasciato il menisco, dai, cosa venite?